opere fatte con le tagliatelle, fra cui addirittura la Gioconda. È un'idea dell'associazione Apostoli della Tagliatella, che però non ha dimenticato la beneficenza. Lisa Bellocchi. Pittura amaterica, colori forti da poster, rivisitazioni carraccesche. Ci sono tutti gli stili all'estemporanea di pittura organizzata alle Conchiglie di Sasso Marconi su un tema caro agli Emiliano Romagnoli, sfoglia e sfogline. A promuoverlo un'associazione di adulti goliardi, gli Apostoli della Tagliatella, che si è cimentata anche in un libro di ricette. La sfoglia è l'emblema comunque della cucina bolognese, il mattarello, ecco, voglio dire, e noi lo vogliamo portare avanti sempre con onore e con iniziative di solidarietà. A Bologna il tortellino è re e la tagliatella è la regina, la principessa. Per questo cibo della tradizione, che come il metro ha il proprio campione in oro depositato alla Camera di Commercio, gli artisti hanno scomodato riferimenti importanti, persino Monna Lisa. La Gioconda è universale, è il nostro simbolo a livello mondiale, come sono la pasta, un simbolo italiano, dai. Diavoli della commedia dell'arte. Questa striscia bianca è la tavolata degli artisti in versione infernale. La beneficenza a favore della FANEP, l'Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica, è il filo rosso che lega i quadri e il libro di ricette. Un filo rosso, il filo giallo della tagliatella, direi.